Hai mai sperimentato quella sensazione di essere intrappolato nella monotonia, mentre osservi i giorni passare senza alcun cambiamento significativo? Le tue ambizioni ti sembrano sempre fuori dalla tua portata. È come se nonostante tutti gli sforzi, fossi bloccato, senza notare alcun progresso verso i tuoi obiettivi. Non è frustrante? E se la chiave per sbloccare i tuoi sogni e le tue aspirazioni non fosse nascosta nella tua routine quotidiana, ma piuttosto nel potere inesplorato della tua mente? O, meglio ancora, nella capacità straordinaria che la tua mente ha di visualizzare? Buddha, saggiamente, sosteneva che la mente è tutto e che ciò che pensi diventa realtà. Questo concetto, sebbene spesso non applicato correttamente, è conosciuto e praticato da millenni. Visualizzare è come scoprire un sentiero segreto nel mezzo di una foresta densa. William James, noto filosofo, una volta affermò che la scoperta più significativa della sua generazione era la consapevolezza che noi esseri umani possiamo trasformare le nostre vite modificando le nostre attitudini mentali. In questo senso, la visualizzazione risulta quindi essere la tua arma segreta per liberarti dalla monotonia e immergerti in una vita in cui i tuoi sogni non sono solo fantasie lontane e irraggiungibili. Ma prima di raggiungere questo stadio, è essenziale comprendere la visualizzazione in modo più approfondito. Rimani bene attento, perché i concetti che ti stiamo per trasmettere superano di gran lunga quelli comuni e interpretabili sotto il nome di legge dell'attrazione. Ricordi quei momenti in cui ti sei perso nei tuoi pensieri, magari immaginando di rilassarti su una spiaggia soleggiata o avendo successo in un colloquio di lavoro? Bene, quel processo è la visualizzazione. Immagina la visualizzazione come un superpotere innato che tutti possediamo, ma che potremmo aver dimenticato come utilizzare. La visualizzazione, tuttavia, potrebbe benissimo andare oltre il semplice vagare della mente. Sarebbe come dirigere, scrivere la sceneggiatura e interpretare il ruolo protagonista di un film che si svolge nella tua mente. Visualizzare in questo modo significherebbe vedere chiaramente la vita che desideri, immaginarti con ogni dettaglio mentre raggiungi il traguardo, provando gioia e vedendo orgogliose espressioni nei volti della tua famiglia. Ed è proprio questo il punto. Non si tratta semplicemente di visualizzare un qualcosa, ma di costruire immagini chiare e vivide, unite al sentire profondamente e al credere fermamente. Durante la visualizzazione è proprio questo il passo in più che devi fare. Non devi solo assistere passivamente ad una scena, ti devi immergere completamente in essa. Puoi percepire la consistenza della sabbia sotto i piedi, ascoltare gli applausi della folla, o percepire l'odore e la freschezza della vernice della tua nuova casa. Ma qual è la differenza? Perché è così importante visualizzare sentendo e credendo? Perché il tuo cervello inizia a considerare questa visione come una realtà tangibile, ed è qui che inizia la magia. Questo processo ha il potenziale di cambiare radicalmente la tua realtà. Ad esempio, immagina il tuo stato di salute ottimale. Studi scientifici hanno dimostrato che visualizzando se stessi in uno stato di salute eccellente, il corpo inizia a rispondere positivamente a quel pensiero ed emozione. La tua mente diventa un potente alleato per la guarigione e il mantenimento del benessere fisico. O, ad esempio, se aspiri alla stabilità finanziaria, visualizzati come una persona di successo che gestisce saggiamente i soldi, vivendo una vita confortevole. È come tracciare le coordinate del tuo viaggio finanziario. Sia che tu sia alla ricerca dell'amore, sia che tu voglia consolidare relazioni esistenti o perseguire obiettivi specifici, la visualizzazione può essere benefica in ogni aspetto della tua vita. Avere chiarezza sui tuoi desideri è il primo passo cruciale. Puoi paragonarlo alla creazione di un tuo capolavoro personale. Sebbene all'inizio possa sembrare complicato, con la pratica inizierai a disegnare il tuo futuro con facilità. Per iniziare, devi elaborare il tuo piano, chiamato idealizzazione, così come farebbe il regista di un film, ma non di un film qualsiasi, il suo miglior film. O, se ti piace di più, immagina di essere un architetto. Prima di costruire qualcosa, hai bisogno di un piano. L'idealizzazione è proprio questo. Sognare in grande e diventare specifici su ciò che si desidera. Evita di esprimere desideri vaghi come «voglio essere felice»
Scendi nei dettagli. Chiediti cosa significa davvero felicità per te. La felicità per te ha a che vedere con una carriera appagante, una famiglia amorevole o forse il viaggiare. Questo passo è cruciale poiché prepara il tuo palcoscenico, segnalando al tuo cervello «questo è ciò che stiamo cercando». È come programmare il tuo GPS interno con le coordinate esatte della tua destinazione e del tuo destino. Ora, come metti in pratica questa consapevolezza? È qui che è fondamentale comprendere il vero processo di visualizzazione. Ora entra in gioco la chiarezza e la consistenza, i pilastri fondamentali della visualizzazione. La chiarezza implica essere dettagliato al massimo. Qui immagina di essere un pittore e dipingere un vero quadro nella tua mente. Vuoi vederne i colori, sentirne le emozioni e ascoltarne anche i suoni. Più nitida è l'immagine, più reale diventa nella tua mente. La consistenza, invece, alimenta la potenza della tua visualizzazione. Una volta creata un'immagine vivida, continua a visualizzarla, come se tu fossi veramente dentro di essa. È come annaffiare una pianta o fare esercizio in palestra. Più lo fai, più forte e vivida diventa l'esperienza. Trasforma questa pratica in un'abitudine quotidiana, naturale quanto lavarti i denti o controllare il telefono. Nel tempo, questo costante esercizio mentale inizierà a plasmare la tua realtà. Adesso mettiamo in pratica questi concetti. Ti invitiamo a partecipare a un breve esercizio. Chiudi gli occhi e visualizza te stesso seduto ai piedi di una montagna coperta di neve. Immagina la vastità della distesa di neve bianca che ti circonda. Senti l'aria fredda sulla tua pelle. Ascolta il lieve scricchiolio della neve sotto i piedi. Percepisci il fresco profumo di pino nell'aria. Osserva come la sensazione di calore persista nonostante il freddo, protetta dal tuo cappotto invernale. Questo esercizio non è solo un'evocazione mentale. Ti sta allenando, insegnando al tuo cervello a creare e credere in una nuova realtà. Più intensamente riesci a visualizzarla, più reale diventa per te e maggiore è l'impatto sulla tua mentalità e sulla tua vita. Ricorda, il processo di visualizzazione è simile all'apprendimento di una nuova lingua. Richiede pratica, ma una volta acquisito, sarai sorpreso dalla qualità delle visualizzazioni e realtà che potrai creare per te stesso in futuro. Mantieni la costanza e presto vivrai quei sogni che hai dipinto così chiaramente nella tua mente. Ma cosa succede dopo? In che modo tutto ciò influenza davvero la tua vita? Ricordiamo la citazione di James Allen. Tu sei oggi dove ti hanno portato i tuoi pensieri e sarai domani dove essi ti porteranno. Qui sta l'essenza della visualizzazione e del suo impatto. Questa trasformazione non avviene da un giorno all'altro, ma è un cambiamento potente. Inizierai a vedere opportunità dove prima vedevi solo ostacoli. Il tuo cervello verrà configurato per trovare soluzioni e opportunità dove prima vedevi solo limiti e muri. Le sfide diventeranno gradini per avanzare. È come se iniziassi a vedere il mondo attraverso un nuovo paio di occhiali che rendono tutto più chiaro e accessibile. Ora, parliamo del vero motore di tutto ciò, la tua mente subconscia. La tua mente subconscia è come la sala macchine di una nave che tiene tutto in funzione. Anche se non ne sei sempre consapevole, ha un potere incredibile nel plasmare la tua realtà. È come un servitore fedele che ascolta tutto ciò che trasmetti attraverso i tuoi pensieri e lavora sodo e incessantemente per realizzarlo. Quando visualizzi, stai dando istruzioni al tuo subconscio. Stai dicendo, questo è ciò che voglio realizzare. E qui sta la cosa sorprendente. Il tuo subconscio non distingue tra realtà e immaginazione. Quando visualizzi intensamente, il tuo subconscio inizia ad agire come se fosse già realtà. Comincia ad allineare le tue azioni, le tue abitudini e persino ad attrarre circostanze che aiutano la tua visualizzazione a diventare realtà. Ecco il vero potere della visualizzazione. Non si tratta solo di vedere un'immagine bella nella tua mente, ma di cambiare la tua programmazione interna, la base stessa di ogni tuo pensiero, delle tue credenze e di ciò che manifesti. Man mano che modifichi questi aspetti, inizierai a cambiare il mondo intorno a te. Le opportunità che prima erano invisibili iniziano a diventare visibili.
Le persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi iniziano a comparire nella tua vita. È quasi come se l'universo si riorganizzasse per realizzare i tuoi sogni. Ma ancora una volta, devi avere fiducia nel processo. Come un seme piantato nel terreno, potresti non vedere risultati immediati, ma sotto la superficie le cose stanno accadendo. La tua costante visualizzazione sta nutrendo quei semi che con il tempo romperanno la superficie verso la luce del sole. Ora che abbiamo esplorato come la visualizzazione faccia la sua magia, parliamo di come puoi applicarla nella vita reale. È come avere un coltello svizzero nel tuo kit mentale, pronto ad aiutarti in vari aspetti della tua vita. Per quanto riguarda la salute, inizia visualizzando il tuo benessere ideale. Immaginati con vitalità ed energia, impegnato in attività che ami. Visualizza il tuo corpo in uno stato ottimale di salute e vitalità. Questo esercizio non è solo un atto di evasione mentale, ma un passo attivo per migliorare il tuo benessere fisico. Quando si tratta di ricchezza e abbondanza, visualizza i tuoi obiettivi finanziari. Se sogni la libertà finanziaria, immagina la sensazione di sicurezza e le opportunità che si aprono per te. Questa visualizzazione regolare può influenzare le tue decisioni finanziarie quotidiane, portandoti gradualmente verso la prosperità. In caso di obiettivi personali e professionali, invece, utilizza la visualizzazione come una pratica di preparazione mentale. Prima di un colloquio di lavoro, visualizza la situazione, la stanza, le domande, la tua sicurezza e il successo alla fine. Questa pratica mentale ti prepara per la situazione reale, aumentando la tua fiducia e preparandoti per il successo. È cruciale ricordare che la visualizzazione non è una panacea magica, ma una potente risorsa quando combinata con l'azione. Dopo aver visualizzato, prendi misure concrete per avvicinarti ai tuoi obiettivi. L'azione sostiene e dà vita alle immagini che hai creato nella tua mente. Alla fine di questo viaggio nel mondo della visualizzazione, ricorda che tutti abbiamo questo potere a portata di mano. La visualizzazione non è un'arte esclusiva, ma una pratica innata che tutti possediamo da sempre. Ora, essendo consapevoli, possiamo plasmare il nostro futuro, influenzare la nostra realtà e costruire la vita che desideriamo. Allora, cosa stai aspettando? Dedica alcuni minuti ogni giorno a visualizzare i tuoi obiettivi, sogni e aspirazioni. Immagina ogni dettaglio chiaramente, senti le emozioni associate e permetti a te stesso di credere nella possibilità che questi sogni si avverino. Ricorda, la visualizzazione è più di una rappresentazione mentale. È uno strumento per scolpire il tuo destino. Con pazienza e costanza vedrai come quei sogni che hai dipinto così chiaramente nella tua mente si materializzano nella realtà. La visualizzazione è la tua alleata nel viaggio verso una vita piena e soddisfacente. Ora forza, inizia a dipingere il tuo futuro con i colori vibranti dei tuoi sogni più importanti. Grazie mille per aver condiviso con noi questo significativo viaggio magico e per essere parte di questa grande famiglia. Se il video ti ha ispirato, non dimenticare di lasciare il tuo prezioso mi piace, condividerlo e iscriverti al canale Dose Mentale per rimanere aggiornato su tutti i prossimi contenuti. Ci vediamo nel prossimo video.